il benvenuto a questo tempo, tempo sempre nuovo della parola, con un consiglio che ci aiuta a fare bene le cose. Sì? Abbiamo imparato alla luce del Pentateuco che fare il bene o che essere buono o che fare ciò che è retto sempre sarà dovuto e relazionato e strettamente legato alle Sacre Scritture. Per questo noi abbiamo bisogno del consiglio della parola per fare le cose che piacciono il Signore. L'unico modo che possiamo essere approvati è attraverso di mettere in pratica, di imparare prima ma poi mettere in pratica tutti i consigli della parola. Quindi con queste parole diamo il benvenuto, come dicevo, non soltanto alla congregazione Fonte di Vita, sì? Ma anche ai fratelli, i fratelli che seguono attraverso Facebook, attraverso YouTube, in diverse parti del mondo, e a noi fa piacere semplicemente condividere la ricchezza delle Sacre Scritture. Noi lo facciamo col cuore, come anche con un atteggiamento di generosità. Noi ci parlavamo proprio di questo. Perciò vi diamo il benvenuto, fate attenzione, concentratevi, perché la parola ci fa bene. E noi per uscire in tutte le nostre imprese dobbiamo vivere secondo la Scrittura, e ciò che le diceva il Signore a Giosuè, sì? Non ti dimenticare tutte le parole del mio servo Mosè, e così tu farai prosperare le tue vie, tutto ti andrà bene, tutto ti riuscirà bene. E ciò che noi dobbiamo fare, sì? Il modo. Ok, allora siamo con lo stesso capitolo 3, sì? Vedremo tre versetti, 14, 15 e 16. Versetto 14 dice, siamo con lo stesso capitolo 3, versetto 14. Dice, sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, sì? Che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni i vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Stiamo parlando di una nuova creazione, sì, una creazione che non c'entra niente con la religione o con la religiosità o con, nemmeno con il fatto di essere cristiani. Non c'entra niente con il cristianesimo. Noi stiamo parlando di una nuova creazione che avviene della parola, perché la parola abita, sì? E deve trasformarci, deve rigenerarci, deve farci nascere di nuovo. E questa nuova creazione, sì, dalla quale noi facciamo parte, perché non è che uno lo guarda la scrittura e dice beati coloro che nascono di nuovo. No, la idea si tratta di che noi, attraverso la rigenerazione della scrittura, come dice Giacomo, possiamo essere noi rigenerati dalla parola. Ossia, nessuno nasce rigenerato, tutti nasciamo affetti. Sì? Tutti siamo affetti da una eredità umana, sì? Che si è corrotta, che è iniziata bene. Sì, e che i primi uomini, la prima coppia, cioè non sono riusciti loro a custodire. Sì. E non è stato un incidente, cioè non è stato un inganno, non è stato un inganno, è stato una volontà. Sì, perché noi sappiamo che Satana e il diavolo è limitato. Satana è il diavolo. Si deve affettare qualcuno, la prima cosa che fa è chiedere permesso al proprietario, perché lui sa che non è padrone delle persone, sì?
chiede permesso, come è successo nel caso di Giove, vi ricordate? Poi, quando viene a noi, in diversi modi, che può essere, cioè non è che ti dice rompe il patto con Dio e fai un patto con me, perché noi diremo, ma tu che sei? Sei matto. Però che cosa ti dice? Lascia la Chiesa, sì? E vieni che io ti farò fare, ti farò avere una grande fortuna, sì? Quindi si presenta in questo aspetto di codizia, di avarizia da parte nostra. Per questo quando ha tentato Gesù gli ha detto, guarda, Gesù, perché tu devi morire sulla croce? Perché tu devi redimere la razza umana? Perché tu ti devi complicare la vita? Perché tu devi cadere in mano dei farisei? Perché tu devi essere perseguitato da quelli della tua nazione? Perché tu devi cadere in mano dei romani che sono terribili? Cosa importante per te? Cosa importante per te? Cosa ti piacerebbe avere nella vita? Successo, gloria. Sì? Guarda, tutta questa gloria mi è stata data dietro la te. Te la passo, Gesù. Sì? Questa è la mia versione di gloria. Sì? Che cosa vuoi? La gloria di tutti i regni. Cosa vuoi? Te lo do tutto. Sì? Sì, iniziò prima con l'istigazione. Sì? Iniziò prima con l'aggressività, no? Se hai fame, cerca di soddisfare un bisogno fisico. Dile a queste pietre di convertirsi in umano. Poi si sa di trovare a me, mangiare o non mangiare, mi importa poco perché a me interessa fare la volontà del Padre. Il costo di non mangiare, preferisco non mangiare, però sì fare la volontà del Padre. Cioè io non sono qua per soddisfare i miei bisogni. Entonces, como que Jesús le ha dicho, guarda, no le cuesta la mia priorità. ¿Sí? Ya lì el diablo ha capito que Jesús no era egoísta. La prima cosa que ha capito, Jesús no pensa así. Claro, no es tutto attorno a me. Cioè, yo ho fame, sí, el mio cuerpo ha fame, sí. Pero si yo devo scegliere fra mangiare e obbedire al Padre, scelgo di non mangiare. Perché voi sapete che la vita è una scelta. Sempre dobbiamo scegliere, andiamo a destra o andiamo a sinistra. Cioè, capite? Se finisce la strada e tu devi scegliere o a sinistra che ti porta a una destinazione o a destra che ti porta a un'altra parte. Cioè, non puoi andare avanti perché la strada è bloccata, già non si può proseguire davanti. Dobbiamo scegliere. Allora, le indicazioni stradali ci fanno capire cosa dobbiamo scegliere per arrivare dove noi dobbiamo andare. Mi sapete? Perché poi non è questione di dire, di indovinare, vediamo questo dove mi importa. No, io devo avere delle indicazioni per sapere che se sto prendendo questa direzione mi porterà al destino. Sì? E Gesù sapeva che aveva un compito, fare la volontà del Padre. Allora lui ha scelto la insignia dove diceva volontà del Padre e è andato verso sempre quella direzione. Gesù non è stato abbandonato all'intuito. Sì? Gesù sapeva cosa doveva fare. Lui ha detto scelgo questo. Perciò dicevo che questo primo uomo, come lo dice Genesi, questo primo uomo con sua moglie, sì? Anzi di allineare la propria volontà alla parola, sì? Perché loro avevano dei comandamenti, sì? Cioè loro avevano la insignia che le indicava la direzione giusta, loro già sapevano cosa fare. Sì? E poi si è presentato l'altra insegna, che era una alternativa, che era una cosa parallela, sì? Però loro non è che non sapevano cosa fare, poi alla fine
si sono accorti che sono stati ingannati. No, loro dovevano esercitare tutta l'autorità nel giardino e avere autorità anche sui rettili, sì? Sì. E dovevano, non dovevano assolutissimamente, perché il Signore già li aveva avvertito, il giorno in cui mangerete rispetto a loro, morirete, non dovevano mangiarlo. Cioè, non c'era spazio per le speculazioni o per provare, sì? O per sperimentare. No, no, l'ordine era non mangiate. E se tu, voi, lo fate, perché il Signore aveva lasciato anche quel margine di volontà, sappiate che morirete. E alla fine non è che il Signore non li permesse. Il Signore ha detto scegliete voi, ma sappiate che se voi accedete a questo albero, le conseguenze saranno di morte. E così fu. Perciò non fu una, come ci insegna il mondo, o le religioni, che l'uomo è stato imbrogliato, è stato poverino, ingannato, è stato, sono stati innocenti loro, sono stati il frutto di un complotto, i loro l'infinita male, no? No, 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 no era, non è così, basta leggere la parola, perché loro è come noi. Se noi per andare avanti, no? Come credenti, chiudiamo le sacre scritture, noi possiamo andare avanti, però senza la vita, perché lo spirito e la vita è la parola. Mi seguite? Cioè, uno può andare avanti, può credere, può congregarsi, può professarsi cristiano, può fare tante cose, può pregare Dio, può, non lo so, ricordare che Gesù morì, partecipare ad una cena, però se noi chiudiamo la Bibbia, se la scrittura non fa questo effetto di fiume dentro di noi, questo fiume che corre, sì, questa vita poi si finisce. Perché la vita nostra è nelle sacre scritture. Perché oggi per noi Cristo è, oggi Cristo per noi è la parola. Il sangue di Cristo oggi per noi che ci lava, in seconda prima Giovanni, è la parola. Perciò se noi chiudiamo le sacre scritture, se noi la togliamo della nostra vita, sì. Se noi decidiamo non vivere più d'accordo alla parola, già la nostra vita si interrompe. Mi seguite? Voi sapete che qua in Italia c'è la religione ufficiale, però una religione è una religione cristiana senza Bibbia. Sì o no? Non c'è Bibbia. Anzi, è anche vietato leggere la Bibbia. È pericoloso. È difficile, è complicata, ci vuole la teologia, ci vuole il seminario, ci sono chi studia, cioè non ti mettere nell'ambito della scrittura perché è complicato. È un cristianesimo, guarda un po', cristianesimo senza Cristo. Cristianesimo senza Cristo, che cristianesimo è un cristianesimo senza Cristo? Io ho parlato con tante persone, mi dicono, no, io sono cristiano, ah. Gli ha detto la Bibbia no, ma se il cristiano va è relazionato alla scrittura, la Bibbia no? Che cristiano è se lei non conosce la scrittura? Che cristiano è? Che genere di cristiano è lei? No, no, il cristiano è così. Ah, ok, va bene, il cristiano è così. Ok, allora sì, stiamo arrivando. Però non vuol dire solo, ah, io sono fiero che sono cristiano. Cioè, perché abbiamo bisogno della parola. Entonces, qua stiamo parlando dell'importanza di una rigenerazione, sì? Di una ristrutturazione, di un quando uno porta un computer, sì? Quando tu porti un computer da tanto tempo e se lo configurare, sì? E praticamente si cancellano tante informazioni che se non si salvano si perdono perché si deve riformatare.
backup, no? E ora quando succede questo ti dice, ma mi salvi tutti i file per favore, le fotografie, eh? Sì, sì, io ti faccio una copia. Sì, perché altrimenti se tu le dai l'ok poi si azzera tutto. Però il computer è il solo. Perché ci sono gli aggiornamenti, cose varie, sì? Se noi lo stesso, noi come credenti abbiamo bisogno di questo breakout, cioè di questa riformattati, sì, spiritualmente. Per questo noi stiamo parlando della nuova nascita. Altrimenti siamo noi figli di Adamo che andiamo al culto. Ok, siamo figli di Adamo, sì, e poi alla fine la natura adamica ti dirà. Sì? Però no, no, Gesù non morì per questo. Gesù morì per fare nuove tutte le cose. E le cose vecchie, dice Corinzi, sono passate. De modo che se qualcuno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate tutte, sono fatte nuove. E questo è meraviglioso perché abbiamo la possibilità di cominciare da capo. A chi non le piacerebbe iniziare il 2020? Un esempio, banale. 2020 senza debiti. 2020. Azzerare tutti i debiti, con la banca, con i parenti, se qualcuno ce l'avesse. Sarebbe bello, sarebbe un sollievo. A proposito di questo, una testimonianza veloce, oggi sono un po' chiacchierone, mi sento un papagallo. Va bene. Mi diceva Claudia che ha visto una nota in Facebook di un ministero americano che il pastore ha deciso di fare una cosa particolare per la membresia, parte della sua membresia, e fu cancellare tutti i debiti, cioè il ministero gli ha pagato i debiti dei fratelli. Sia fratelli che lui parlava, il pastore, e sempre tanti le dicevano, sì, siamo appesantiti, siamo stanchi, perché le dobbiamo la banca, parte del mutuo della casa, per esempio. Sì? E sempre l'argomento era quello. Cosa ha fatto il pastore? Che ci sono entrati, dice la nota, migliaia e migliaia di euro e decine. Come dice la scrittura? Che le decine sono del pastore, dei pastori, sì? della casa, per il servizio. Sì? E lui, il pastore con suo moglie, hanno deciso di usare queste risorse che erano rimaste, sì? Per pagare i debiti dei fratelli. E li hanno tolto a tante famiglie il peso dei debiti che avevano con le banche. Ora, che bello perché per la famiglia era un sollievo, sì, era un wow, non sentiamo più la pressione del debito, sì? Mi è piaciuta tanto questa storia, bisogna essere molto, avere molto amore e non essere egoista, sì? E secondo me quello è il principio di famiglia. Perché se io ho la possibilità, io vedo un figlio mio che ha un problema, io ho la possibilità, il suo bisogno sarà il mio, cioè non è che io guarda, vedi a fare il tuo, no, sì, noi è aiutare, no? E coinvolgere. Ok, perciò riprendiamo. De modo che se qualcuno è in Cristo, una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate e tutte sono fatte nuove. Di questa nuova creazione noi stiamo parlando, della quale noi facciamo parte. E questo è la Chiesa, questo è il corpo di Cristo, che non c'entra niente con il cristianesimo, non c'entra niente con le denominazioni, con i movimenti, con le associazioni, con le istituzioni, non c'entra niente. Qua stiamo parlando di una creazione che è spirituale
e che ha un aspetto fisico, come per esempio una congregazione ha un aspetto fisico, però oltre l'assemblea c'è la Chiesa, che è il corpo di Cristo, sì? E questa è la nuova creazione, di lei stiamo parlando. Se noi non parliamo della Chiesa e iniziamo a parlare, numero uno, del cristianesimo, numero due, magari, protestantesimo, voi sapete cosa finisce, come finisce poi. Sì? Quando si inizia a parlare di cristianesimo e protestantesimo, riforma, protestante, queste cose, lì si fanno poi incontri ecumenici. Sì? Non importa se tu non sei direttamente un cristiano, hai, ti attira un po' il concetto di Gesù, del cristianesimo, di Lutero, vieni con noi. Questa fu una macedonia, un'insalata terribile. Sì. Se noi stiamo, cosa stiamo rintracciando? Cosa stiamo seguendo? La Chiesa. Ossia, noi dove è la nostra identità? Dove noi ci ubichiamo? Nella Chiesa, sì, nel corpo di Cristo, che poi l'Apostolo Paolo parla dei luoghi celesti, cose molto, molto, molto profonde, no? Però è che se noi non troviamo la nostra identità lì, saremo tutti cristiani, magari cristiani diversi ad altri cristiani, però alla fine tutti cristiani. Tutti seguaci di Gesù. Sì? E infatti in parte sì lo siamo, però andiamo oltre. Per questo stiamo parlando della nuova creazione. È interessante l'argomento, no? Bueno, noioso. No, credo che non deve essere noioso perché altrimenti noi ci accomodiamo a una religione. Sì? E voi sapete che la religione ha uno scopo, sì? E ci sono due spiriti. Voi sapete che ci sono due spiriti. C'è lo spirito di Cristo e c'è lo spirito dell'anti Cristo. Sì o no? Ci sono due spiriti, non c'è un solo spirito, non c'è una neutralità, non c'è un limbo. Mi seguite? Non c'è un vuoto, o c'è lo spirito di Cristo, sì? Che si vede nel mondo, sì? Però non molto, e poi c'è l'altro spirito, che è uno spirito contro Cristo. Ma cos'è contro Cristo? Contro Cristo credo io personalmente che è contro la scrittura. Sì, contro la scrittura, perché tu ci possono essere tante opinioni, per esempio, faccio un esempio, noi dell'adolescenza di Gesù non parliamo. Perché? Perché la scrittura non registra nulla di Gesù adolescente. Fra i 12 anni, ai 30 anni, sì, no, la scrittura non parla di 12 anni, quando Gesù parlava con i farisei, e poi lo troviamo a 30 anni. Sì? Quando Gesù inizia il suo ministero pubblico. Sì? Dai 12 ai 30 anni, noi di quell'aspetto della vita di Gesù noi non parliamo. E non dobbiamo parlare. Cioè, perché la scrittura noi non abbiamo fondamento per parlare. Io ho sentito delle stupidaggini. Sì, mi dicevano sì, quando Gesù era adolescente faceva le colombe di argilla. Poi le soffiava e diventavano colombe vere. E la gente crede quelle cose. Tu dici, ma dove è scritto? No, ci hanno insegnato così. Boh, chissà. Può essere. Ma lasciamo fuori. Voi sapete chi ha insegnato queste cose. La Chiesa Cattolica. Sì, Gesù faceva delle colombe di argilla. No, faceva le arti... le faceva tutte queste sculture, sì, di colombe, no, di argilla. Poi
soffiava, sputava, non so cosa faceva, faceva la pipì, non sapevamo cosa faceva sopra e diventava una colombe vera. Quella epoca non faceva miracolo. Il punto è che il punto è questo, che noi non abbiamo fondamento scritturale per poter dire sì, amen. Non possiamo, perché no. Entonces, che diciamo? Guarda, onestamente, lasciamo fuori l'adolescenza e la giovinezza di Gesù. Però parliamo di ciò che la scrittura si dice. Mi seguite, cari? Dico, perché se noi lasciamo fuori la scrittura, poi andiamo a ragionare un cristianesimo che poi diventa mentale, che diventa umanista. Mi seguite? Filosofico. Ah, signor bonito. Per esempio, a me piace molto la città di Ebro, dove c'è la grotta di Martella, dove sono stati seppelliti i patriarchi. Sì. La tradizione giudaica, sì, delle tradizioni orali, dicono che lì ci sono seppelliti Adamo ed Eva. E è molto interessante, sai, che come che uno, no, è come che quasi che uno lo vuole abbracciare, però tu dici, dove lo posso? Se la scrittura non dice dove sono seppelliti, mi sa che lì si c'è stare, perché uno vuole, quando io trovo questa, quando vedo in YouTube Ebro e si parla di questa grotta, entro, tu vediamo che dicono i giudei, stiamo parlando di giudei. E dice, secondo la tradizione degli anziani antichi, dicono che quando Giacobbe in Israele doveva essere seppellito là, dice la tradizione che suo fratello Esaù ha detto, no, mio fratello qua non può essere seppellito, e ha puntato un nipote di Giacobbe, ha preso un bastone e ha strappato la testa a Esaù. E uno dice, ma dove dice la Bibbia questo? No, non lo dice. E che faccio? Meglio lasciamolo fuori, no? Però uno dice, ma aspetta, però è che se tu ti vuoi attenere soltanto ciò che è scritto, è molto limitato, ci sono tante altre cose. Perché voi non credete al libro di Enoch, per esempio, che dice tante cose? Perché nella Bibbia noi non abbiamo il libro di Enoch nel canone biblico. E però Giuda e l'apostolo Pietro hanno parlato delle profezie di Enoch. Ok, sì, amen. Però non incluso nel canone biblico. Entonces dico, io credo che è meglio attenersi a ciò che abbiamo come 66 libri, e che magari un giorno il Signore nella vita eterna ci rivela tutto ciò che ci è mancato di imparare qua, però che ce lo manifeste Lui con la luce della vita eterna, e non magari nel voler, no, sapere tanto, poi includere cose che non sono ispirate. Mi seguite? Cioè, per questo io credo che è importante per noi essere fedeli a ciò che è scritto. Noi abbiamo 66 libri. Voi sapete che la religione ufficiale hanno più libri, non sono 66, sono di più. Credo che hanno 10 o 12 libri in più. I Maccabei, i Giudita, sì, e ci sono altri. Però crediamo che sono apocrifi, che possono avere magari qualcosa di ispirazione, però non sono pure ispirazione. Entonces preferiamo noi lasciarle fuori. Sto finendo. Allora, stiamo parlando della Chiesa, stiamo parlando della nuova creazione, della quale siamo noi parte, che è il corpo di Cristo. Questo lo troviamo nel versetto 10, sì, l'abbiamo visto già, e vi siete rivestiti del uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Stiamo parlando del corpo di Cristo. Sì. E in questo corpo meraviglioso, in questo corpo
di Cristo, in questa nuova creazione, non c'è distinzione fra persone nel senso sociale, economico, culturale, di nazionalità, ma tutti siamo uniti e abbiamo in comune Cristo. E questo lo troviamo nel versetto 11, che dice: qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Perciò vedete che lo che a noi veramente ci unisce non è il cristianesimo, è Cristo, e non è la stessa cosa. Sì? Perché quando si parla del ecumenismo dice diverse denominazioni cristiane. Sì? Sarebbe la diversità cristiana. Sì? Sì, diversi rami, diverse interpretazioni del cristianesimo. Questi sono cattolici, questi sono protestanti, questi sono anglicani, questi sono mormoni, questi sono testimoni di Geova, questi sono avventisti, così via, no? Questi sono ortodossi, questi sono copti, però tutti cristiani. Sì, cristiani. Però la scrittura non ci sta parlando dei cristiani, ci sta parlando di Cristo. E cosa è Cristo? È la parola. Entonces, io devo parlare con un ministro di culto, con un cristiano, con un fratello, bene, parliamo, dice, non è che uno si deve isolare, però apriamo la parola. E che sia la parola a unirci. E se noi non possiamo essere d'accordo sulla base della scrittura, allora ognuno per la propria via. Io non ti giudico, per favore non giudicare me. Però io non posso dirti tu sei mio fratello. Mi sapete? Però perché? Per la parola. E è molto delicato. Oggi, questi giorni ho letto un articolo che mi ha fatto preoccupare e mi ha fatto temere della pericolosità dei tempi. Dello pericoloso dei tempi, no? Un erudito, sì? Un teologo erudito, che ha tradotto, sì? Per il Vaticano dell'ebraico la Bibbia, sì? E dice che questo qua ha trovato cose e dove lui insegna che questo Elohim non era Yahweh, Elohim era un angelo caduto, e di questo angelo caduto è venuto tutta una razza dei Neftili in tutti questi qua, sì? E che Adamo ed Eva non erano esseri umani, e tutta una corrente degradando la scrittura, sì? E stanno cercando di modernizzare la versione biblica della Genesi e fare credere alla nuova generazione la versione loro della parola, però diverso di ciò che è il padre, il figlio, la creazione. Cioè, lì non si parla di Cristo, non si parla di sangue, non si parla di redenzione, non si parla di niente. Perché? Perché era tutta una creazione aliena, dove Adamo e Eva erano un prodotto degli Elohim, ovvero angeli caduti, quelli che hanno creato le piramidi, tutti questi antichi monumenti che nessuno si può spiegare, che in realtà sono esistiti, però non c'entra niente con la Bibbia. Il punto è che la idea dell'anticristo, sì? Dell'spirito dell'anticristo, è cercare di coprire le sacre scritture. Cioè, le sacre scritture, chi ha la sacra scrittura è sulla roccia, o no? Sì o no? Perché la scrittura è la roca eterna, Cristo è la roca, Cristo è il vero. Chi ha la scrittura è fermo, viene la vita, soffiano i venti, i fiumi, e la casa rimane perché è fondata sulla roccia. Ma cosa è la roccia? Cristo. Corinzi dice, prima Corinzi, e seguiva la roca spirituale, la quale è Cristo, perciò la roca è Cristo. Se noi togliamo di un credente, le togliamo la roca,
e le mettiamo un altro fondamento. So che sì, la vita tua cade tutto, perché? Perché non ha base. Sì? Entonces, come che Satana sta facendo l'ultimo intento, e lui, io credo che è l'ultimo, che è il più pericoloso di tutti, di introdurre una versione anticristo della Bibbia. E questo materiale è stato finito e già sono stampate queste Bibbie. E stanno iniziando già a camminare, sì, a circolare. Perché dice che c'è un braccio del Vaticano. Voi sapete come funziona il Vaticano. Il Vaticano non è la Chiesa Cattolica, ci sono i cavalieri, ci sono i gay, ci sono una serie di organizzazioni, organismi interni che fanno poi. Fanno fuori lo che è Babilonia. Sì, Babilonia è uno stato. La Babilonia è una ramera che si relaziona con tutti. Sì o no? Bueno, questo lo dovrete voi, se vi interessa, andate in internet per capire come la struttura del Vaticano, cioè non è solamente il cristianesimo ufficiale. Ci sono organizzazioni, Cavaliere di Malta. Sì. Sì. Ci sono tutti questi movimenti di diversità, di ideologia di genere, tutte queste cose, fanno tutti parte lì del Vaticano. Sì? Bueno, queste informazioni noi le vediamo, le troviamo. Entonces, dice che c'è una parte che sta fomentando questa linea di questa nuova rivelazione, di questa versione di ciò che sarebbe la Bibbia, però che non esiste un unico Dio, un creatore del cielo e della terra, un padre del nostro Signore Gesù Cristo, che tutti noi siamo soggetti a extraterrestri, a demoni, a spiriti caduti che governano tutte le nazioni, e noi siamo messi fuori. Sì? Però perché? Perché succede questo? Il mondo è un sistema babilonese, sì o no? Babilonia non è soltanto religiosa, Babilonia è un aspetto culturale e economico e politico. Cioè, Babilonia ha varie braccia, cioè Babilonia non è soltanto religioso, Babilonia è l'economico è babilonese, ciò che è economico, l'Unione Europea, il governo europeo. Sì, perché? Perché poi alla fine cosa vuole fare Babilonia? Perché Babilonia è una sola, sì o no? Babilonia è una. E alla fine cosa vuole fare Babilonia? Unire tutto, unificare tutto. Ci deve essere un solo governo, il nuovo ordine mondiale, un solo governo, sì? Una sola moneta. Qual sarà la unica moneta? Il marchio della bestia. El 666, nessuno podrá comprar ni vender si no ha el marco del 666, una sola moneta, cioè tutto unificado, donde tú vas, si no hai el 666 no puedes comprar ni vender. ¿Sí? Una sola religión, que es ciò que está haciendo la Chiesa Cattolica con el ecumenismo de unificar tutte le religioni. ¿Sí? O sea, porque quella es Babilonia, de unificar tutto. Uno, pero. Veramente, amati, se uno pensa in Europa, Europa qualche anno fa, anche nel secolo scorso, ogni paese era sovrano. Sì. Italia era Italia, aveva la lira. Sì, adesso no, adesso nell'Unione Europea già non c'è più la lira, adesso c'è l'euro. E adesso si sta facendo una polizia europea. Sì? Sì. Entonces, sì, capite, come che tutto va indirizzato a una unificazione e poi in tutta questa unificazione spunterà un Cristo, fra virgolette, un Cristo, uno che traerà pace e sicurezza e tutti lo ameranno, metterà pace fra Israele e i Giudei, ci sarà prosperità, sì? Però deve prendere il suo sigillo. E se no tu sei contro, se tu non ti fai sigillare, poi serai un nemico dello Stato, come fu l'Impero Romano, che chi non era con il Cesare
era nemico dello Stato. Per questo i cristiani che non riconoscevano Cesare come un Dio, come Signore, come Signore, come sovrano, come divino, divino Cesare, erano seguiti, erano perseguitati. E tutto sta finita così. Con l'anticristo, perché lo spirito che operava in Roma 2000 anni fa è lo stesso che deve, che ha continuato, ma deve coronarsi prima che venga l'establecimento del millennio con questo anticristo. Entonces, per questo dico, sto finendo qua, poi riprenderemo, ma non ci sono, non c'è un solo spirito, ci sono due spiriti. C'è o lo spirito di Cristo o c'è lo spirito di questo mondo, sì? Che lo ha detto Gesù, lo ha denunciato, e che dice prima Giovanni, che parla dell'anticristo, perché l'anticristo già era manifesto nel tempo di Gesù. Sì o no? Era manifestato là. Perché? Perché hanno rifiutato il Messia, sì? Va bene, Roma. Si poteva capire che Roma non capisce un po' di Cristo, per i giudei che conoscevano le promesse, che conoscevano le profezie, che conoscevano le scritture, la Torah, sì? L'hanno rifiutata, e come risultato è finito poi il Tempio, e adesso Israele desidera ricostruirsi il terzo Tempio, però saranno tempi pericolosi, sì? Il punto è questo, facciamo una cosa, io vi consiglio di fare una cosa utile, aggrappiamoci alla scrittura e allo spirito di Cristo, perché veramente se noi non lo facciamo mai ti saremo trascinati, il sistema ti seduce. Che ti piace? Che ti piace a te? Dimmi cosa ti piace, cosa vuoi fare, cosa è importante per te? E tutti noi sempre abbiamo, se noi non moriamo, la verità è questa, per questo l'Apostolo Paolo diceva, ogni giorno io muoio. Sì? Se noi non moriamo ogni giorno, sempre avrà qualcosa che ci piacerà, chi le piace essere famoso, chi le piace le cose materiali, chi le piace essere un artista, chi le piace, non lo so, essere miliardario, chi le piace essere influente, chi le piace essere politico, che le piace, non lo so, sì? Entonces, come che Satana continuamente ti sta proponendo, ti sta invitando, ti sta dicendo, dai, però tranquillo, dai, che tu sei buono. Dio ti benedirà, perché alla fine tu sei buono, tu non sei una. Lascia la Chiesa, lascia lì, non leggi la Bibbia, un libro vecchio, 2000 anni fa. Sì? Entonces, già lì inizia uno l'apostasia. Lì inizia l'apostasia, cioè uno inizia a allontanarsi di questo albero di vita. Amen. Dio, il Signore ci benedica, ci vedremo la settimana prossima. Amen.